Non è l'esordio che speravamo tutti, diciamo, perché comunque ci tenevamo a fare una bella figura e a partire subito bene. Può capitare, dobbiamo subito tornare con la testa giusta e a lavorare da martedì per preparare la partita di Udine nel miglior modo possibile. La partita strana, la Sandoro è stata brava ad imbrigliarci, a non farci fare il calcio che siamo abituati a fare, l'avevamo fatto anche nelle amichevoli, stasera complice secondo me anche un gran caldo che impediva di fare alti ritmi. Sì, il caldo, ma soprattutto penso che il mister Giampaolo ha preparato molto bene la partita, conoscendoci nei minimi dettagli, perché comunque è stato qua con noi un anno, sa come giochiamo, quindi sicuramente l'ha preparata bene. Il primo tempo ci hanno impedito di giocare, però il secondo tempo abbiamo creato le nostre occasioni, cioè, non mollando mai, e potevamo anche sperare di pareggiare, perché secondo me le occasioni le abbiamo avute. Lo dicevi in precedenza, da martedì si torna a lavorare e si pensa a Udine. Sì, si torna a lavorare come abbiamo sempre fatto dal 6 luglio che siamo tornati qua. Lavoriamo con serenità, dando sempre il 200% per andare a Udine a fare la nostra partita. Dicevamo anche convinti, non è l'esordio che volevamo e che speravamo. Sì, purtroppo è andata male. Abbiamo trovato una squadra che forse ci è stata superiore, quindi bisogna ammettere i loro meriti e capire dove abbiamo sbagliato noi. Non dobbiamo far drammi perché siamo veramente all'inizio e quindi abbiamo tutte le possibilità per riprenderci. Sono convinto che lo faremo già domenica. Una squadra che sicuramente, vedendo chi l'allena, ci conosceva meglio di chiunque altro. Ma è normale, che sapevamo che potevamo andare in difficoltà su alcune cose perché loro ci conoscevano a memoria, quindi sono stati, come detto prima, sono stati molto bravi loro. Noi potevamo far meglio in alcuni frangenti, però alla fine secondo me c'è stata anche una buona reazione e si poteva anche arrivare al pareggio. Peccato perché ci tenevamo a partire meglio. I numeri lasciano il tempo che trovano, però 2 anni fa prima con sconfitta, l'anno scorso prima con sconfitta, poi alla fine è andata bene lo stesso. Sì, no, questo dimostra che c'è tempo per riorganizzarsi, per riprenderci. E non ci deve assolutamente intaccare di niente questa sconfitta, perché se noi continueremo a lavorare come abbiamo fatto in questi 2 mesi, sono convinto che usciremo fuori alla grande.